Ecco, cari fratelli e sorelle che ci ascoltate, come vi ho detto, qui di fronte a me ci sono i cresimandi, cioè i nostri ragazzi che riceveranno sabato prossimo la Santa Cresima. Sono arrivati a questa tappa importante. E ora davvero manca pochissimo, eh? Possiamo iniziare il conto alla rovescia. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Altra cosa importante da dire, vedo ragazzi, qual è? Che è una tappa a cui si arriva, però non è la fine. Non è la fine, anzi, è un inizio. Allora, prima di andare avanti, però, a dire anche qualcosa sulla cresima, però vi presento a chi ci sta ascoltando. Allora, ragazzi, presentatevi e dite il vostro nome. Costanza, Pavel, Martino, Giovanni, Nicolò, Achille, Lucrezio, Sara, Chiara, Olimpio. Ecco, cari ragazzi, sabato prossimo riceverete il dono della Cresima che abbiamo visto prima attraverso l'imposizione delle mani. Ecco, io vi faccio questa domanda. Pensando alla Cresima sabato, che cosa vi viene in mente? Che cosa vi ha fatto pensare che sabato io riceverò la Cresima? Che vuol dire qualche cosa? Che si inizierà un percorso, un cammino. Che si inizierà un percorso, un cammino. Che si riceverà lo Spirito Santo. Che si riceverà lo Spirito Santo. Un nuovo stile di vita. Un nuovo stile di vita, bene. Che si diventerà stile di testimone di Dio. Testimoni. Vedete ragazzi, avete detto delle parole importanti. Si riceve lo Spirito. Lo Spirito è quella legge che il Signore ci dà nei nostri cuori, che ci deve aiutare a fare che cosa? A orientare la nostra vita nelle cose buone. Lo Spirito Santo ci farà essere, vi dillo? Testimoni. Testimoni. Essere testimoni di Dio vuol dire anche essere disposti a soffrire per il Vangelo, perché il testimone non è soltanto quello che racconta le cose, è qualcuno che le vive. Poi c'è qualche cos'altro che avete pensato riguardo alla Cresima. Cosa vi aspettate da questo dono? Entrare nella comunità. Entrare in una comunità potrebbe essere una soluzione operativa, pratica. Il dono dello Spirito Santo ci rende ancora più chiesa. Poi c'è qualche cos'altro che sentite il bisogno di esprimere, C'è qui un silenzio di meditazione, E dovremmo dire ai nostri ascoltatori che c'è un po' di timidezza, vero? Perché questa nuova esperienza di registrare un podcast. Allora ragazzi, facciamo così. L'ultima cosa che diciamo ai nostri ascoltatori qual è? Che? Revigor di la voce alta. Di venire allora a partecipare a questa celebrazione. Quando devono venire? Il 4 giugno alle 9 e mezzo sera. A quale chiesa? Al Santo Cuore del Romito. Al Santo Cuore del Romito. Allora via, salutiamo i nostri ascoltatori e tutti insieme facciamo un grande ciao. Ciao.